un mercatino dei bambini nascosto dentro uno dei mercatini dell'usato più grandi d'Italia. Ma per fare tutti questi affari con le carte Pokémon avrò bisogno di un aiuto. Quindi oggi abbiamo Filo con noi per fare tantissimi affari al mercatino. Oh, Filo, lì ci sono già degli album, che dici? Gli diamo un'occhiata? Andiamo a vedere cosa possiamo trovare. Andiamo a vedere se ci sono affari da fare. Allora, quale vuoi iniziare? 151, lasciamo solo per ultimo, dai. 151 per ultimo. Allora, lascio a te l'onore di aprire l'album lì e vedere cosa c'è. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Prezzo anche abbastanza abbordabile se c'è qualcosa di interessante. Buoni, reverse, energie, non quello che stiamo cercando. No, no, cerchiamo qualcosa di più raro. Cerchiamo un affare. Un affare. Certo, ma una B può essere un affare? No, si è fatto una risata, Filo. Magari qualche B alternative. Le alternative, ok, qualche TG, AR. Sono solo comuni. Sì, sono carte Pokémon comuni, però comunque magari ti serve per finire il set. Io non li faccio purtroppo, non so se tu li fai. Poche cose. Vai, tanto, il secondo, aspetta, allora. Sotto c'è un album qui, diamo un'occhiata. Vediamo se c'è gustoso. Anche sì, c'è anche qui, ci sono altre carte, vediamo. Allora, un po' di comuni che comunque posso dire, nonostante sono dell'era spade scudo, molte che Artwork hanno in confronto a quelle di oggi. Certo. Oltre che il bordo giallo, che sarà l'abitudine. Vintage. L'abitudine del bordo giallo è un'altra storia. O preferisci quello grigio, Filo? No, bordo giallo sulle europee, bordo grigio sull'orientale. Queste cosa sono? Che carte sono? Questo non le ho mai viste in vita Tripix, mia. Questo sembra tipo il primo di Brawl Stars. Ma è bellissimo. Ah, poi abbiamo un po' di. Vabbè, ok. Guarin, l'avevo rimosso dall'Inter. Calcio, io, ste robe, zero. Queste e le avevo Digimon. Quando ero piccolo. Queste qui, vero? Queste sono vecchiotte comunque. Sì, queste sono vecchissime. Queste sono carine, sai che quasi quasi. Queste se c'è qualche Digimon che conosco, lo potrei anche. Allora, lui me lo ricordo sicuramente. No, io non Azuramon. Gli altri non me li ricordo. Però, per ora, chiudiamo questo. Andiamo a vedere quest'altro album Pokémon. Che è 151. Comunque trovare un 151 nel mercatino dell'usato molto interessante. Magari ci troviamo anche qualche carta, anche solo qualche EX che sappiamo come set, come allora, è piaciuto. Speriamo di trovare qualcosa nelle ultime pagine. Sì, sì, qualcosa di sbrilluccicoso. Cosa brilla, però mi sembra una reverse. Sì, probabile. Sì, infatti sono varie reverse. E qualche holo. Comunque c'è anche quello, bellissimo il Lodri, Pikachu, quel quanto Pikachu, è bello. Quello è bellissimo. Quanto è bello. Quello è bellissimo, c'è una reverse giapponese con una olografia pazzesca di quella carta lì. Oh, ma una roba ci è sfuggita, è questo? Del Mac. Questo è del McDonald's, questo è bellino. Quello mi sa come lo prendo. Magneton, comunque mi piace, non è Magneton, è Magnemite. Sì, va bene, svegliati, Fenix, 3 ore di sonno. Allora ragazzi, Filo non è molto interessato, ma a me una carta mi piace particolarmente, non è niente di che, però comunque chiediamo. Questo Magnemite, quanto lo fai? 30 centesimi mi sembra. No, 70, scusami, 70, perdon. Ok, te lo prendo. Ah, un'olografia strabella. A me piacciono un sacco le olografie del Mac. Per un affare, non enorme, ma comunque carino. Ringrazio, gentilissimo. Ciao. Ciao, buona giornata. Opla. Dai, però è bello. Non è un vero affare, però quanto è bella. Bella, non è un affare, però se comunque la volevi prendere su internet, devi pagare 2-3 euro di spedizione, quindi è un affare. Quindi alla fine l'affare c'è in ogni caso. Andiamo alla prossima bancarella. Seconda bancarella, altro album, Filo, lascio a te, dai, che io ho fatto 151 e l'altro. Poi dopo guardiamo anche tutti le chincaglieri là sotto. Fammi spostare di qua. Sì, vai. Allora, qui abbiamo un album con delle comuni, sempre inizialmente, ok. Uno scudetto di Pokémon Go, beh, questa comunque già è una carta. Un po' più vecchiotta. Un po' più vecchiotta. Noi abbiamo già qualcosa di diverso qui. Almeno quello. Però comunque. Oro reverse, qualcosa di giapponese, che dai, non è scontato da trovare nelle banche. Assolutamente, esatto. Nei bambini trovare giappo non è facile per niente. No. Ma anche inglese, hai notato che trovare l'inglese è più difficile che trovare l'italiano, praticamente, o il giapponese. Nelle nostre edicole ormai è più probabile trovare del giapponese che dell'inglese, sì, ormai vero. Si trovano queste edizioni giapponesi commercializzate, mentre invece l'inglese, beh, questa ovviamente è la le robe così del 25esimo, poi del Mac, sono tutta roba che mi piace un casino, però non ha l'olografia particolare, no, quindi non la prendo, no. Con l'olografia la prendo. L'olografia no. No, niente, però ancora le cicciozze, oh Filo, devo tardano uscire. Tardano arrivare. Niente, c'è un Lapras bellissimo, ma ancora niente, vabbè. Io guardo sotto nella chincaglieria, mettiamo via l'album, io lo apriamo, tac. Oh, le schede della Michelin lì? Mai viste.
chincaglieria, signori. Questo me lo ricordo. Sì, quelli che strofinavi e ti veniva il simbolo sono fuori. Sono di un cortometraggio cartone Disney. Sì, della Kinder. Della Kinder che si trovavano nelle merendine. Almeno 20 anni fa. Sì, io ero piccolissimo, io avevo 7 anni forse. Questi tu li sfregavi, venivano fuori gli elementi. Mi ricordo che c'era aria, fuoco, terra. Non so se è ancora funzionante. Dubito. Anche perché non so che materiale. No, non è vero. Un po' sta venendo fuori. Lo prendiamo per il meme. Il fuoco, è fuoco, è fuoco. Fighissimo. Praticamente combattevano tra di loro in base a questo elemento. Ma mi ricordo anche che il cartone che durava 20 minuti, ma era carinissimo come roba. Ma c'erano anche quelli che lanciavano i dischi sempre del. Ricordo c'erano i Lunar e la sfera di Lasifer. Poi c'erano i Roteo e poi c'erano questi che però adesso non mi ricordo. E quelli con le macchinine anche c'erano. I Roteo, mi ricordano i Lunes e poi c'erano questi. Quello è bellino, se ce ne fossero altri sarebbero anche da prendere. Io mi ricordo che ci giocavo da mia nonna con quelli. Sì, ma anch'io, sai quanti a far comprare le merendine a mia mamma. Io ho fatto spendere i milioni per quelle cose lì. Era strabello, raga. Grazie mille, buona giornata. Posto. Niente, raga, non abbiamo trovato un altro affare. Ma adesso ancora è grande il mercatino dell'usato. Vamos. Raga, terza bancarella. Filo già si è impostato sull'album da guardare. Almeno di là già vediamo che ci sono le B comunque. Delle GX full arts. Ah, ma sono numerate. Ah, ok. Infatti non riuscivo a capire quei numeri lì che cos'erano. Sì. Perfetto. Ma se era il prezzo. Infatti non stavo capendo, mi sono bloccato. L'hai alzato. Vediamo se finalmente riusciremo. Raga, già qualcosa che sbrilluccica qui ci piace. Ci piace qualcosa che sbrilluccica. Bellino anche l'Urshifu, sai? Qua. Va bene, intanto guardiamo anche l'altro album e poi facciamo un tutt'uno. Io gli vorrei chiedere quanto costa il Zero Ora? Sui 10 va bene. Io te lo pagherei con un prezzo a 5 euro. Ti darei per Zero Ora. Ci sto. Ci sta, 5 euro è un prezzo onestissimo. Sì, sì, sì. Non ci pagano i risparmi la spedizione. Vamos, super affari. E l'Urshifu quanto lo fai? Anche quello 10. Aspetta, posso guardarlo? Sì, sì. Grazie. Oh, mi è finita la voce. Bellino, raga. 4 euro. Ci sta? 11. 5 è andata, dai. 5 è andata. Perfetto, raga, altro piccolo affare. Questa la porto via, eh. Ok. Ho pagato, raga, io pago le carte. E guardo anche l'altro album. Allora, diamo un'occhiata qui. Bello. Quanto lo metti il Mewtwo corazzato? Posso fartelo anche 9. È un po' rovinato, si vede già dai bordi. Ci tengo un po'. Ci credo perché è una bella carta. Che ce l'ho da tanto. Ti posso fare il prezzo finito direttamente? 5, finito. 7, dai. 5 finito. È troppo rovinato. 6 va bene, 6 accetto. Ok, andata, 5. Finalmente torna nelle mani. No, ce l'avevo in italiano, però l'ho venduto l'anno scorso, me ne sono pentito un casino. No, questo non lo rivendo, me lo metto in collezione. Sì, è rovinato, raga, ma ci sta, dai, per 6 euro va benissimo, lo volevo troppo. Adesso devi ritrovarlo in italiano. Adesso devo ritrovarlo in italiano, è vero? Ritroviamo in italiano. Sì, adesso ci guardo. Raga, e niente, questa mi piace come bancarella, qui abbiamo fatto gli affari. Tanto vediamo se c'è. Qua. Zashan X. Zashan X. Aspetta che ci guardo, guardo. Uno Zacian livello X. Questo che lo aperto io. Queste due. Aspetta, dove? Avanti. No, questo tipo di pagina, vai tutto avanti. Ancora? 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 Bella questa. Ah, quella è la carta. È la doppia carta. Mi dici te stop? Ah, ok. Ah, questo, ok, mi era sfuggito. È del 25esimo, no. No, mi piaceva la R qua di Meltan. Quanto vuoi? 3 euro. 2. 2,50.
Sai che non ho 50 centesimi? Se ho i 50 centesimi, volentieri i 2,50. Ha trovato un degno avversario per le sue contratto. Sì, sì, contratta veramente bene. Ha trovato un degno avversario. 2,50 ce li ho. E giustamente se li merita per la contrattazione, posso dire. Grazie a te. Guarda, se ti serve qualcosa. Ah, penso a posto, il resto ci ho guardato. Però bellino anche questo. Mi piaceva un casino anche sta carta. Qual è il Gardevoir? Anche questa, raga. Vamos. Allora, Gardevoir, dov'è che dicevi? Questo. Ah, no, basta, ne ho 60, basta. Va bene, raga, ci siamo, grazie mille, gentilissimi. Come no? A voglia. Grazie, raga. Oh, aspetta, ho visto lì il Lucario. No, solo il Lucario. Quanto? Te lo faccio, è ancora in busta, te lo faccio almeno 10. Come 10 euro? 7,50. Ma sta un euro! Sta un euro, te lo giuro! Ce ne sono una un euro! È grande, raga, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Mamma mia, ragazzi. Oh, le abbiamo prese le carte. Raga, abbiamo incontrato anche una vecchia conoscenza che ha qualche cartina dietro. È grande, Ore. Scambiare, comprare. Hai detto che ci fai vedere delle carte. Qualcosina. Facci vedere cosa è. Scambiare lì. Guarda lì la professionalità. Che cos'è? Questa è una carta che mi hai rivelato che stavi cercando, tra parentesi, eh. Allora, non è una carta che mi fa impazzire, però mi manca ed è un'alternative di Charizard, quindi cosa fai? E con lui, non secondo me, venderlo? Un minimo si riesce a contrattare. C'è anche altro, eh. A me questa carta lo sai che mi fa schifo, non la voglio vedere. Raga, quanto è bella. Però ce l'ho, quindi adesso non ci provo a contrattare. Magari ce la scambiamo più avanti. Sì. Bellissimo il fossil, prima edizione. Ma allora, quindi parlando di prezzi, quanto le volevi vendere? Più o meno. Prezzaccio da mercatino oggi? Dai. 4,50. Boia, però 4,50 mi boia. 50 euro in meno di Garmarket. Perché ci divertiamo. E le fossil? Fossil 50 luna e 40 launter. Ditto 50 e caputo 50. E per filo? Quanto gliela facciamo lo Zard a filo? 190, dai, minimo guard market. Filo 190. Allora, siamo a un mercatino, il prezzo è onesto, però io sto cercando un affare, no? Sono con voi, quindi devo trovare un affare. Ma è Nearmint prima di tutto, perché non l'abbiamo controllata. Controllo. Ci fidiamo? Io lo spostavo io. No, ci fidiamo, ma poi figurati, lo sappiamo. Sì, mi dite che è referenziato. Ma sì, sì. Posso garantire su di lui, okay. Posso garantire. Puoi garantire, allora va bene. Dai, quindi ce lo contrattiamo sto Zard? Io ci provo. Proviamo un 150. Boia. 151, 150. 40 in meno. 151. 151 euro. 151. 150 più caffè. Per quel prezzo ci gioco Vulcane. Preferisco tenerla. Alza un po', cattiva. Alza un po', ne vale di più. 160. Alza ancora un po'. Allora io faccio il mio ultimo prezzo, che è quello da mercatino. Dai, no, infinito. Io sopra i 170 non arrivo. 170 è un'occasione per me. 175? Sta leggermente sotto prezzo car market. Io 170. Dai, ti lascio contento. Grazie mille. Buona, raga. Piacere. Buona, facciamo vedere la transizione. Buono comunque, ragazzi. Cioè, vabbè. Gran carta, si può dire, si può dire. Non è, non è stupenda, però mi manca. Queste le restituisco a lei, almeno che non mi vuoi regalare il Gratina, così, in amicizia. Pensaci che è più interessante. Non si era in omaggio quelle. No, a parte gli scherzi, possiamo scambiarle. Comunque, da questo mercatino di bambini, ragazzi, è tutto. Ringraziamo Lore e Filo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!